Far riaprire il tribunale di Sala Consilina, adesso che il ministro della giustizia si è espresso negativamente contro le soppressioni di presidi effettuate 10 anni fa, deve essere uno dei primi obiettivi dei parlamentari eletti nel nostro territorio. Questo è il messaggio che arriva dal coordinamento Libere Associazioni del Vallo di Diano. Sono i deputati della zona che sono chiamati, perché è all'attenzione del Parlamento questo argomento. Ormai la Regione ha fatto il suo, adesso è il Parlamento, sono i parlamentari, senatori e deputati che sono stati espressi dal nostro territorio. Il riferimento è al deputato della Lega, Pierro, e al viceministro di Fratelli d'Italia, Cirielli. Io spero che Pierro possa darci una mano rilevante, ma non solo Pierro, ma c'è anche Cirielli, che è viceministro e che appartiene allo stesso partito di Nordio. Nordio è espressione di Fratelli d'Italia, e Cirielli, che è viceministro dello stesso partito, spero che assecondi l'impostazione del ministro stesso. Ecco, quindi su questo noi porremo l'attenzione, ma in maniera molto ferma e seria, chiedendo conto del loro operato. Venerdì 12 maggio alle 18 presso il Teatro di Sala Consilina si terrà l'assemblea pubblica, durante la quale il Consiglio Comunale definirà la delibera da inoltrare al ministro sulla base di ciò che verrà fuori dalla discussione.